Radio Bocconi, play it loud! Radio Bocconi, un paio di domande. Collaborazione con Giordana Angi, storica cantautrice. Come è nata e che cosa ti ha dato la sua persona? Beh, sicuramente questa canzone è frutto di Sei Mani, Giordana, Antonio, anche Iammarino, l'unico maschio poveretto che si è messo tra di noi. E devo dire che, insomma, le canzoni sono, come dice Vasco, le canzoni sono, nascono da sole, no? Quindi non ti so spiegare perché sia venuta fuori quella melodia, quel testo. Sai solo che quando hai finito di scriverla e la rileggi, certe volte anch'io mi stupisco e dico: ah, ecco che cosa avevo, ah, ecco che cos'era. E in questo caso la melodia ha fatto nascere delle parole che poi hanno sviluppato un arrangiamento e ho deciso appositamente di lasciarlo molto simile all'originale, cioè molto vuoto. Poi, avendo l'orchestra di Sanremo, chiaramente, insomma, sono, è arrivato anche il momento della pioggia di archi e di tutta la sessione dei fiati. Per cui è una canzone ovviamente la quale tengo molto, talmente tanto da non voler aspettare il prossimo disco. Il tuo brano appunto è dedicato a tutte le femmine del mondo, ma ci aspettavamo che duettassi con una donna. Come mai hai scelto un uomo? Ho scelto un uomo perché forse con un'altra donna sarebbe stato banale, no? E forse anche per come dicevamo prima, ovviamente non sono le donne che uccidono le donne, ma sono gli uomini, per cui è molto importante il supporto dei maschi in questo senso, perché credo che se dipendesse da noi questi dati sarebbero già molto molto più bassi. Ho scelto Sergio appositamente perché è un artista molto delicato, è ovviamente molto elegante, molto raffinato, però credo che proprio la delicatezza del suo lato artistico sia quella cosa che lo renda perfetto per questa canzone. Inoltre ha aggiunto le note che fanno il blues e quindi sarà una bellissima rivisitazione senza stravolgimenti, perché non sarà stravolgente ovviamente, però sentirete la differenza. Radio Bocconi, play it loud!